abbastanza fa caldo. Presentazione, momento di presentazione ufficiale del nuovo acquisto, il primo acquisto per la stagione 2019-20 di Trentinuole, Clement Sebul. Subito una domanda, la pronuncia corretta del nome, perché ci sono diverse correnti di pensiero. Clement Sebul. Ecco, Sebul. Bene. Presidente, lascio subito a lei la parola per fare gli onori di casa. Solo buonasera a tutti, solo un benvenuto a Clement Sebul. Sì. L'ho detto bene. E con il saluto naturalmente di tutta la Trentinuvolle, il nostro benvenuto a Clement per un ruolo che sappiamo quanto sia importante in un campionato che sarà estremamente competitivo e difficile l'anno prossimo, soprattutto per il calendario, soprattutto per gli impegni che tutta la squadra dovrà affrontare. Abbiamo, oltre a un campionato che sappiamo di che difficoltà, abbiamo anche la Champions, quindi abbiamo assolutamente bisogno, la nostra squadra, che di fatto rimane la squadra dell'anno scorso, ha bisogno di un aiuto, di un contributo da parte anche di giocatori che abbiano l'esperienza, che abbiano maturato l'esperienza anche in campo non solo italiano ma anche internazionale, e che dia un contributo fisico anche, e qui mi sembra che ci siamo, a quello che è la causa di tutti gli impegni che dovremmo affrontare. Grazie Presidente, lascio subito spazio alle domande dei giornalisti dopo aver appurato l'esatta pronuncia. Nonostante fosse in Italia c'era ancora qualche dubbio, nonostante tu fossi in Italia già da diverse stagioni. Maurilio Barozzi, così ti presento anche i giornalisti locali. La prima domanda che ti faccio è questa: tu che idea ti sei fatta? Siccome comunque hai già giocato abbastanza in Italia, diversi anni, per cui hai già avuto modo in qualche modo di incrociare Trentino Volley, e poi presumo che hai avuto anche modo di parlare con Tine Urnaut di questa squadra, di questa società. Ecco, che idea ti sei fatto di questa società e cosa ti ha convinto a scegliere questa squadra per il prossimo anno? Prima di tutto buonasera a tutti, ma sicuramente ho parlato con diversi giocatori che sono già passati a Trentino Volley. Non è stato difficile, diciamo, di scegliere di arrivare qui, perché comunque è una società molto seria, l'ho notato da tutti, quindi non è stato difficile a questo punto di vista. Poi, con un attributo di allenatore come Angelo Lorenzetti, che a me ispira tantissimo e sicuramente ci potrà dare a me personalmente una grossa mano a diventare ancora più forte e crescere come giocatore e anche come uomo. Complimenti per l'italiano. Altre domande? Erika Ferro del Corriere del Trentino. Ciao. Ti volevo chiedere, siccome hai detto, insomma, hai parlato adesso di Lorenzetti, che ti può dare una mano a crescere, a migliorare, diciamo, sul piano del giocatore, in cosa senti di dover migliorare, appunto? Ma io posso, cioè, io penso che ogni giocatore può migliorare ogni anno e tutti gli aspetti. Se si mette a disposizione si può migliorare sempre. Poi io personalmente vorrei essere più equilibrato alla ricezione, e quindi su questo abbiamo già parlato anche con Angelo e lavoriamo tanto, e io, cioè, sono convinto che con lui posso essere ancora più stabile in questo ruolo. Andrea Cobben, il giornale dell'Adige. La stagione passata è stata un po' anomala, no, per te? Sembrava a un certo punto che sei andato a giocare a Modena, poi c'è stato un dietro front, sei andato all'estero, poi sei tornato per i playoff. Come l'hai vissuti queste situazioni un po' strane? Non è stato proprio facile a cambiare ogni settimana, magari nel primo mese, quando si parlava e si decideva di andare a Modena. Non è stato facile sempre cambiare idea, però poi abbiamo deciso di andare all'estero perché è stato incerto tutto quanto, e è andata bene così alla fine, perché comunque è stata un'esperienza nuova e ho imparato tante cose, perché Cina non è facile, perché lì sei da solo e ti devi gestire da solo, quindi cresci anche
a questo punto di vista diventi più responsabile per tutte le cose che fai e come curi sé e come stai con la squadra. Quindi poi dopo sì, sono tornato in Italia perché a Milano perché ho avuto tantissima voglia di rimettermi in gioco e in un campionato sicuramente molto molto forte, anzi più forte, possiamo dire anche più forte del mondo perché si vede dalle tutte le parti che l'Italia è sempre al top, quindi è stato importante rimettersi in gioco e poi piano piano arrivare in questa condizione che potevo anche giocare le partite con Milano. Non sono andati benissimo però le Cioè, non è playoff. andato benissimo alla fine, però cioè, il mio punto di riferimento era anche di rientrare in una condizione di pallavolo superiore a quella Certo. che stavo giocando in Cina. Tecnicamente hai parlato con l'allenatore di quello che potrà essere il tuo ruolo, perché giustamente tu hai detto, allora, dicevi che uno dei tuoi obiettivi è quello di migliorarti nella parte di ricezione sostanzialmente. Questo aspetto qui è un aspetto che hai discusso proprio con l'allenatore e per cui potrebbe essere anche questo un tuo utilizzo, insomma, usato anche ogni tanto in seconda linea per dare una mano. O avete parlato d'altre cose e tu sei più, siccome sei anche più portato a essere un braccio pesante, per così dire, in fase offensiva. Ma io dico che questa è mia opinione su quello che vedo io, dove io posso ancora fare un grande, grande passo avanti. E sicuramente sarò a disposizione anche per un braccio pesante, non solo da parte dietro. Altre domande? E ti chiedo due cose. Da un lato, che cosa ti aspetti da una prossima stagione che comunque sarà impegnativa su molti livelli, no? C'è la Superlega, come diceva il Presidente, ci sarà la Champions League, magari ci sarà anche un altro mondiale per club. E quindi da un lato, che cosa ti aspetti da una stagione così impegnativa su tanti punti di vista? E dall'altro, che cosa senti di poter dare alla causa di Trentino Volley? Ma io mi aspetto che sarà sicuramente una stagione molto impegnata su tutti i campi che andiamo, cioè su tutte le, come dire, Tutti, sì, tutte le partite su tutte le saranno partite che battaglie. saranno grosse battaglie, perché comunque è un campionato molto, molto equilibrato su grandi club. Quindi, cioè, cosa potrò dare? Io spero di poter dare quello che servirà alla fine, perché se magari giocheremo tante partite, giocheremo anche un po' girati, non lo so cosa succederà, però io spero di poter dare quello che mi sarà chiesto da allenatore, da presidente, dalla società comunque in generale. La competizione Manca un Kovacevic serviziale. come la vedi? Ma Siete io entrambi molto vicini come livello, quindi sì, cioè sarà molto io la vedo serrata. molto, cioè molto, la cosa molto positiva, perché comunque sarà grande, grande equilibrio anche allenamenti, cioè sarà tante cose anche per crescere come la squadra, cioè c'hai tre giocatori nello stesso livello, puoi crescere molto, molto più, puoi diventare anche molto più forte come la squadra, cioè la guardo anche così, e sarà bello sicuramente perché ti giochi il posto con due giocatori molto forti, quindi anche per loro sarà importante questo. Hai visto l'ultimo campionato che hai visto, come ti è sembrato? Cioè, le forze in campo, come ti sono? Hai visto una Lube molto forte? Hai visto Perugia, ancora più forte o un po' meno forte? Com'è che, insomma, hai visto questa situazione? Che probabilmente sarà un po' quella che rispecchierà anche il prossimo anno, forse. No, noi siamo più forti, questo Quello è sicuro. stato. Certo. Cioè, ho visto delle squadre che si sono rafforzate, sicuramente come si è rafforzata,
la Lube, come si è forzata la Perugia, come ci siamo forzati anche noi quest'anno. Quindi cioè, è sicuramente molto equilibrato tutto quanto. E poi quello che vince è sempre quello più forte. Quindi speriamo che riusciamo a metterci in campo tutto quello che abbiamo noi e riuscire a portare avanti, a casa qualche trofeo come li vediamo qua dietro. Altre domande, Erika? Una domanda al presidente. Che come va con i tasselli mancanti per la rosa del prossimo anno? Per il mosaico? Per il mosaico. Beh, insomma, mi sembra bene, ma quest'anno direi che è l'anno forse fra i più semplici, cioè la prossima stagione sarà, diciamo, amministrativamente forse la stagione più semplice per quanto riguarda i tasselli di questo mosaico, perché la squadra rimane sostanzialmente la stessa, quindi abbiamo non solo un tempo, parlavamo di struttura, parlavamo di ossatura, parlavamo di una parte importante di squadra, ma quest'anno direi che praticamente rimane la stessa squadra, rinforzata appunto da giocatori tipo Clem. Quindi insomma io penso che sarà una squadra fondamentalmente più stabile, più forte, subirà meno la stanchezza, io spero, di quello che abbiamo subito o abbiamo dovuto subire quest'anno, e soprattutto avremo dei cambi importanti che ci consentirà di essere sempre al top. Maurizio? Una cosa riguardo la Slovenia. Tu arrivi, praticamente hai iniziato la tua carriera di padavolista al Bled, cioè, La la professionalità, professionista, sì, a livello professionale, a livello sì. professionistico. Cosa dà quella società? È comunque la società che ha formato un po' tutti i giocatori sloveni e ce ne sono abbastanza in giro e anche come nazionale siete una bella nazionale. Cos'è che ha quella società di così importante, di attraente e di formativo per un giocatore? Ma diciamo che è l'unica società in Slovenia che a livello professionale può dare qualcosa a un giocatore, perché comunque io sono andato lì a quella squadra lì con 18 anni, ma non sono rimasto tanto perché subito dopo sono già arrivato qua in Italia, a San Giustino. Quindi a me personalmente ha dato più Italia che, posso dire, la squadra che è squadra slovena. Perché comunque mi sono buttato subito in campionato, cioè è stato sicuramente bello a questo punto di vista di iniziare da giovane, posso dire, un campionato che a quel tempi lì non era stato così forte come ora, però è sicuramente stata una soddisfazione, una crescita di giocatore anche come persona molto importante, perché andare fuori da casa a 19 anni non è facile, ma mi sa che me la sono giocata molto bene fino adesso. Cosa avresti fatto se non avessi fatto il pallavolista? Non lo so, domanda molto difficile, non so. Io ho studiato la scuola medica, quindi non saprei dire in quale direzione mi sarei buttato. Però sicuramente mi piaceva lo sport, facevo lo sci quando stavo piccolo, lo sci e nuoto, quindi sicuramente nello sport rimanevo, anche se dopo ho scelto il pallavolo. A quello che ci hai risposto anche nella scheda che sono sul sito, forse anche cucina? Sì, vabbè, ma mi sa che quello è ora, questo oggi magari vorrei fare, però sicuramente da piccolo rimanevo nello sport. È arrivato anche un collega del Trentino, Paolo Trentini, con l'occasione ti faccio fare subito una domanda. Ma non so se l'hanno già fatta gli altri, Nel dubbio rifalla. tu arrivi e c'è una concorrenza piuttosto forte come il posto 4, voglio dire, c'è un Kovacevic, ci sono i vari Russell, cioè Kovacevic lo stesso ha fatto una delle migliori stagioni, c'è Van Garderen, che ha avuto in uscita, però ovviamente c'è anche lui, insomma, dovrai lavorare sodo per conquistare prima uno spazio e poi immagino che quello che tutte le
Sì, no, sicuramente per me è una buona cosa perché alla fine te lo giochi, stai sempre al massimo, anche allenamenti, ci dai tutto sempre, e quindi non hai un posto fisso, ma te lo puoi giocare con tranquillità, cioè con sapendo che te lo puoi meritare, che te lo puoi giocare. Dietro di te hai qualche coppetta e sopra qualche altro trofeo europeo? Hai qualche preferenza tra le due? Forse la società, forse sì, tu. Ma sicuramente per me vincere qualsiasi trofeo nel Trentino Vore sarebbe stato bellissimo. Poi vincere la Champions, vincere Scudetto, Coppa Italia o Supercoppa, andiamo piano piano, poi arriviamo anche alla Champions, ma mi sa che il primo obiettivo sarà la Supercoppa, quindi proviamo a vincere quella. Delle tante stagioni italiane che hai già alle spalle, qual è quella che ricordi con maggiore soddisfazione? Quella che ti ha dato di più? Ma sicuramente la prima mi ha dato tantissimo perché ero un giocatore sconosciuto e me la sono giocata bene. Poi la seconda di Ravenna, mi sa che è stata quella che mi sono divertito di più perché ho giocato di più, sono stato protagonista tutto l'anno e sicuramente mi ha dato molto più mercato, posso anche dire, dalle tutte gli altri anni. Però dopo vincere lo scudetto alla Lube, la Coppa Italiana nella Lube, sicuramente è stata una soddisfazione. Però non giocando così tanto, potrei dire Ravenna, secondo anno Ravenna. Altre domande? Bene. Grazie a tutti allora per la presenza. Adesso un paio di foto di rito e poi congediamo Clement in attesa di vederlo poi a settembre, ottobre, ad ottobre, Ottobre, assieme non ad ottobre, settembre. settembre, alla BLM Group Arena. Grazie a tutti. Grazie.